Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. È proprio la lettera agli Ebrei che ci fornisce la chiave di lettura per entrare in questa solennità che noi oggi stiamo celebrando, cioè l'ascensione al cielo, che a noi forse è così, sembrerebbe solo una sparizione di Gesù che ritorna in qualche modo a casa sua, ma se vogliamo intendere veramente che implicazioni ha per la nostra vita e per la nostra speranza soprattutto, vediamo che era successo prima. La lettera agli Ebrei dice, quella che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, interpreta questa cosa che è accaduta dell'ascensione del Signore come qualcosa che somiglia o almeno è in relazione con il sacrificio che faceva il sommo sacerdote una volta all'anno, quando lui solo poteva entrare nella parte intima, la più profonda, la più nascosta, nessuno poteva entrare a posto suo nel Tempio di Gerusalemme. Era il Santo dei Santi. Era il luogo dove c'era l'arca, c'entrava lui dopo che aveva fatto uccidere il capro espiatorio, il capro che doveva essere sacrificato, un altro capro lo mandava con i peccati del popolo nel deserto e con il sangue del primo entrava e aspergeva l'arca e aspergeva il coperchio dell'arca, insomma faceva questa espiazione, chiedeva a Dio di avere perdono di quel popolo che anche quell'anno aveva sicuramente peccato. Per fare questo tutti gli anni doveva prepararsi lui, fare sacrifici per sé, prepararsi insomma e fare questo sacrificio. Ma quando il Figlio di Dio lascia, per così dire, la realtà trascendente della comunione tra le tre persone ed entra nella storia, lui mostra prima di tutto una cosa che per noi è scandalosa. Sceglie un tempio e non sceglie il Tempio di Gerusalemme. Sai quale sceglie? Te. Sceglie la tua carne. Sceglie il Tempio della carne perché sa riconoscere nella carne nostra l'immagine e somiglianza di Dio. Così ci ha fatti il Padre. Dunque egli viene nel mondo per dire: la tua carne è degna della mia presenza. Sta ben attento. Tu che pensi di non essere in grado, di non essere capace, che sei sempre dipendente dai peccati e che giudichi anche gli altri pensando che pure quelli sono dipendenti dai peccati perché lo sei tu, pensando che la carne, no? La carne è un luogo santo che il Verbo ha scelto. Non si è incarnato in un'anima oppure, non so, in un pensiero, in un'idea, un'immagine. Nella carne, quella che per te è scandalo perché ti fa peccare, perché invecchia, perché si ammala. Dunque è entrato in questo tempio e qua ha fatto un sacrificio pure lui. Quale sacrificio? Quello del capro espiatorio? No, ha dato il suo sangue. Avendo preso la tua carne, l'ha portata fino all'estremo, dove andrà anche la tua, anche la mia, cioè alla morte. Ce l'ha accompagnata questa carne fino alla morte. L'ha lasciata morire in modo infamante, così che nessun uomo al mondo potesse dire: ma la mia morte è stata peggiore della tua. Infamante. Da figlio del popolo delle promesse è diventato invece occasione di scandalo per tutto quel popolo. Avendo compiuto tutto questo
questo grande sacrificio con il proprio sangue, non con quello degli animali, finalmente restituisce alla carne la possibilità di tornare a Dio, là da dove era venuta. Sapete, se noi ragionassimo come i pagani pensano che la carne viene dalla terra e poi se tu la metti per terra con una bella tomba fatta, una bella bara fatta a forma di uovo, così poi rinasce, non so, l'albero sopra la... c'è di tutto adesso, scemenze di tutti i tipi su questo. Perché così torniamo alla natura, poi dopo ci trasformiamo nelle foglie degli alberi che cascano giù e altre foglie, altre scemenze, una sull'altra. No! Se questa era la nostra realtà, il Figlio di Dio non si sarebbe incarnato. Ci avrebbe parlato dall'alto, ci avrebbe detto delle cose buone e ci avrebbe lasciati là, nella misera condizione in cui ci troviamo. Invece oggi, guarda, anche tu, comunque ti trovi, qualsiasi età tu abbia, come stanno le tue condizioni di salute o mentali, eccetera, puoi aspirare a tornare in relazione con il Dio che ti ha chiamato. E la tua carne, invece di maledirla, la puoi benedire. E la carne del tuo prossimo, invece di usarla e sfruttarla o giudicarla, la puoi prendere come occasione per vedere con quale perfezione Dio ha pensato il suo progetto e a quale disegno lo ha destinato. Lo dicevano gli angeli, avete ascoltato, no, nella lettura, a quegli apostoli che erano rimasti a guardare in cielo il Signore che se n'era andato. Che state a guardare il cielo? Lo diceva loro e lo dice anche a te. Che stai a guardare il cielo? Guarda piuttosto come egli vorrà tornare in tutte le occasioni in cui tu saprai perdonare, riconciliarti, pregare e intercedere per gli altri e insomma ricostruire quella comunione per la quale Gesù ha dato il suo mandato. Andate e predicate a tutte le genti e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che vuol dire non fare un gesto sacramentale e basta, ma fatele entrare nella comunione, fategli capire che cosa è lo Spirito e chi è, fategli capire con quale amore il Padre li ha amati, fategli vedere chi è il Figlio che ha preso la loro carne per celebrarla, per esaltarla e per riportarla a Dio. Dice ancora la lettura che abbiamo ascoltato agli ebrei che ormai quel velo si è squarciato, tutti possiamo entrare in questo Tempio. Tu dirai, ma quale Tempio? Ma quando? Nella Porta Santa a San Pietro? No, potrai entrare nel Tempio tutte le volte che cercherai con lo Spirito Santo di entrare nel cuore di Dio, cioè quando entrerai nella preghiera autentica, quella vera, quella che non parte da te e arriva da qualche parte in cielo, quella che parte dal cielo come il Figlio di Dio, attraversa la tua vita, la riscatta, la compra per sempre e la riporta a Lui. Quella è la preghiera. Conoscila questa preghiera, sperimentala questa preghiera e vedrai faccia a faccia come lo Spirito Santo può venire a salvare anche le tue condizioni meno favorevoli, meno adatte. E questa è la speranza che noi abbiamo. D'ora in poi non c'è più niente, né morte né vita, dice San Paolo, nella persecuzione, nella fame, nella nudità. Nulla può separarci dall'amore di Dio, ora che abbiamo visto che tutto ciò che è nostro è suo e tutto ciò che è suo è diventato nostro. Se non fosse così, dimmi, ma di che cosa ti nutriresti quando ti avvicini per prendere l'Eucaristia? Di un pezzetto di Gesù o di un pezzetto di Dio? Non verrebbe Lui, la Trinità Santissima, ad abitare in te, perché tutto quello che è tuo torni ad essere finalmente luogo della presenza dell'Altissimo? Noi crediamo questo. Sì, è vero, diciamo molte giaculatorie, molte... Noi crediamo questo, crediamo che la nostra vita è stata riscattata. Come dice Paolo, è nascosta con Cristo in Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, se hai tanto amato il mondo da mandare il tuo Figlio a morire per noi, degnati di perdonare anche i nostri peccati. Ricordaci a quale gloria tu ci hai chiamato. Sostieni la nostra fede, rafforza la nostra speranza, dacci la possibilità di sperimentare nella carità la tua presenza.
ed ora ascolta la nostra preghiera. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, possa in questo momento parlare al cuore degli uomini, ricostruire la pace tra le nazioni e soprattutto riportare tutta l'umanità alla vocazione santa alla quale tu l'hai chiamata da sempre. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, hai dato a noi tanti doni per compiere il disegno pensato fin dalla creazione del mondo. Perdonaci se non ce ne siamo accorti, se ne abbiamo abusato, se non siamo stati capaci e umili da compiere questo progetto, aiutati dallo Spirito. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, mentre portiamo a compimento quello che tu ci hai dato, siamo oggetto di scherno e di giudizio da parte di molti. Perdona le loro critiche, le loro polemiche e anche la loro stoltezza. Ma non ci abbandonare mai, per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli, liberali dal maligno, da ogni seduzione, guariscili da ogni maleficio, stabiliscili nel tuo amore, consolida la loro fede, fa che non si perdano mai. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. Per capire il mistero dell'ascensione al cielo, senza fare fantasie miracolistiche che non ci aiuterebbero, dobbiamo entrare nel progetto di Dio come ha pensato di realizzarlo in Cristo. Dobbiamo entrare nello sguardo di Dio Padre che guarda le tenebre della terra, della storia, quella storia che Lui aveva desiderato far abitare dall'uomo, dall'umanità, fatta immagine e somiglianza sua, dunque non il prodotto di un'evoluzione casuale, ma un progetto che ha origine in Dio. E siccome ha origine in Dio, è a Dio che deve tornare. Tuttavia, noi abbiamo conosciuto nella libertà delle scelte che l'umanità ha potuto fare nel corso della storia, abbiamo conosciuto anche la contraddizione che l'ignoranza di questa grazia che Dio ci aveva chiamato ad abitare ci ha permesso di commettere, e cioè la considerazione della nostra natura come se fosse così una casualità da vivere ognuno come gli pare, come meglio gli aggrada, e abbiamo fatto guerre, e abbiamo giudicato, e abbiamo ucciso. Abbiamo ucciso perfino i figli che portavamo nel grembo. Abbiamo ritenuto di essere i padroni e gli interpreti di una storia, di una realtà che, lo possiamo dire anche oggi, nonostante
abbiamo scoperto tante cose, ci sopravanzava di molto, di moltissimo, infinitamente. Allora dobbiamo tornare al cuore dell'Eterno Padre che, guardando la storia in queste condizioni, ha deciso di mandare il suo Figlio, l'archetipo di ogni creatura, colui attraverso il quale tutto è entrato nel destino dell'eternità, nella chiamata alla vita eterna, perché da lui viene. E il Figlio di Dio, questa è una cosa che forse non abbiamo mai riflettuto, perché non ci sembra tutto un film americano, il Figlio di Dio come un sommo sacerdote, come facevano i sommi sacerdoti al tempo fino a Gesù, perché poi nel 70 d.C. il Tempio è stato distrutto, segno che non ce n'è più bisogno, cui sommi sacerdoti entravano nel Santo dei Santi, nella parte più interna del Tempio e più sacra, nessuno poteva entrarvi, solo lui una volta all'anno, per dire il nome di Dio e aspergere l'arca dell'alleanza, la relazione che gli uomini, che quel popolo aveva con Dio, aspergere con il sangue del capro che era stato ucciso. Una volta l'anno solo lui poteva pronunciare quel nome, vuol dire che tu non avresti mai potuto entrare nel cuore di questa presenza, neanche dire il suo nome, neanche invocarlo, ti saresti limitato a praticare una preghiera senza alcuna speranza. Ma quando il Cristo è entrato nella storia, non ha scelto un tempio segretissimo. Sai che tempio ha scelto? Ha scelto la tua carne, pensa un po'. La tua carne, se lo vuoi capire bene, perché magari la tua carne ti sembra una meraviglia, ma guarda la carne del tuo nemico, pure quella ha scelto. Pure quella il Figlio di Dio ha scelto come un tempio e un santuario nel quale abitare. Tu dirai, ma la carne mi scandalizza, la carne invecchia, si ammala, la carne è occasione di peccato, penso a tutta la gente che... No, lasciamo stare. No, mi fa entrare nel peccato la carne. Come fa Dio, che è altissimo, a scegliere la mia carne che è piccolissima? Eppure questo ha fatto il Verbo di Dio, non lo credi? Ti sembra troppo? Allora, se ti sembra troppo, dimmi, come fai tra poco ad assumere il corpo di Cristo? Non è troppo? Come egli ha scelto la carne per venire ad abitare in mezzo a noi, scegli la tua carne, la tua storia oggi, per abitare nella tua vita e permetterti di fare le cose meravigliose per le quali tu sei stato chiamato e rivestito di grazia. Dunque, siccome ha scelto questo tempio e ha squarciato il velo del Tempio con la sua morte, d'ora in poi nessuno dopo la sua morte ha più necessità di fare quei sacrifici di riparazione, di espiazione per il popolo, perché ormai chiunque con la propria carne, anche con la carne fatta di peccati, perché no? Chiunque con la propria carne può entrare in questa comunione intima con lui, così che ti puoi nutrire del suo corpo e del suo sangue, così che puoi pronunciare il suo nome, così che lo puoi invocare sapendo con certezza che egli non ti lascerà solo, ma stabilirà la tua dimora proprio in mezzo alle tue relazioni, nella tua vita, nelle cose che ti riguardano. E quando sarai consapevole di questo immenso dono, allora magari comincerai anche a vedere che cosa ti manca per abitarlo onorevolmente, allora comincerai a fare una confessione autentica, allora forse le lacrime laveranno la tua coscienza dalle cose che oggi ti sembrano invece un non nulla, allora vedrai come l'amore di Dio comincerà a fluire dentro le tue cose, nella tua vita, nelle tue relazioni, e cambiare il senso di tutto quello che oggi hai ritenuto banale, senza importanza, oppure che hai gonfiato di preoccupazioni o non so che altro. Comincerai a vivere la vita di Dio. Perché il progetto è questo, sai? Vivere la vita di Dio. San Paolo la chiama la vita in Cristo. Lo dice, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Anzi, questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che ha dato se stesso per me. Galati 2:20. Una di quelle parole alla fine della quale noi diciamo parola di Dio, rendiamo grazie a Dio.
Allora riformula i tuoi pensieri, guarda l'ascensione non come un pagano che guarda verso il cielo a vedere chissà quali segni. Gliel'hanno detto gli angeli a quei discepoli, no, che stavano a guardare, dice, che state a guardare il cielo? È venuto una volta per abitare nella carne? Tornerà ancora, come l'avete visto salire in cielo. Semmai preparatevi, non a temerlo, ma ad accoglierlo, non ad averne paura, ma a dilatare il cuore, e soprattutto imparate ad attenderlo riconciliandovi, perdonandovi, tornando a costruire il corpo mistico nel quale siete stati inseriti con il battesimo e dentro il quale siete chiamati alla santità. Tutti, noi migliori qua a mezzo, tutti, eppure quelli che avete lasciato a casa e quelli che conoscete che non vi amano, quelli che secondo voi forse non si salveranno, pure quelli sono destinatari di questa speranza. Possa lo Spirito Santo, che noi ci prepariamo ad accogliere anche quest'anno nella Pentecoste, renderci consapevoli di questo dono e finalmente anche gioiosi e grati per essere stati amati così tanto da Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, eravamo ignari di tanta grazia e abbiamo usato la nostra vita per i nostri piaceri, l'abbiamo nascosta per le nostre paure, l'abbiamo maltrattata per la nostra ignoranza. Ma tu che hai aperto nel tuo Figlio i giorni della sapienza, facci entrare in questa comunione pienamente. Niente delle cose che ci appartenevano ci ostacolino in questo incontro con te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Dona ai tuoi pastori la possibilità di entrare in comunione con tutti i tuoi figli, anche i più lontani. Parlino il loro linguaggio, si avvicinino alle loro sofferenze. Ricordino loro di quale amore li hai amati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi abbiamo tradito in molti modi, abbiamo peccato, ci siamo allontanati, ci siamo comportati da iniqui, ma tu nella tua misericordia sempre ci hai fatto ritornare. Ora, Padre Santo, dacci anche la possibilità di rimediare a tutti i nostri peccati, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che si trovano in questo tempo in grande difficoltà, per quelli che si sentono schiacciati, che sono stati abbandonati, che hanno perso qualcuno dei loro cari, tutti quelli che hanno dubitato del tuo amore, che il tuo spirito buono li guidi in terra piana, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego ora per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri, scruti i loro cuori, sai cosa temono e cosa desiderano. Solo ti chiedo di metterli a riparo dal maligno, di custodirli dal pensiero malvagio, da stabilirli nella retta fede. Dona, Padre Santo, a questi tuoi figli la guarigione da ogni maleficio, da ogni male fisico, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Sotto un presidium confugimus, Santa Dei Genitris, nostras deprecationes, ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cuntis libera nos semper.